Inizia il countdown per Allison Tour, quattro grandi eventi dedicati alla scoperta e al rilancio del Mezzogiorno. Primo appuntamento il 24 maggio nella sede nazionale di Roma. Altra fumata nera sull'embargo del petrolio russo. Borrell, non c'è accordo nell'Unione Europea. Putin in Occidente, suicidio energetico. Brent sui 114 dollari al barile. Alla Camera posta alla fiducia sul DL Ucraina bis. Cresce a marzo l'export italiano, più 1,7% rispetto a febbraio e più 23% su base annuale. Dimezzate le esportazioni verso la Russia, crescono del 2,5% i prezzi all'importazione. Il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ad Alice Channel. Transizione digitale essenziale nel comparto logistico per favorire l'intermodalità e ottimizzare i costi, puntare sul dialogo tra pubblico e privato. Sono sospesi i negoziati tra Mosca e Kiev, il Cremlino, le azioni dell'Occidente contro la Russia sono atti di guerra. La Svezia firma la domanda di adesione alla NATO, dall'acciaieria di Mariupol evacuati 264 militari ucraini. Sostenibilità, digitalizzazione, semplificazione, i temi al centro del talk di Alice Channel moderato da Sergio Luciano in rete da stasera alle 21 su tutti i nostri canali web. Buonasera. Il processo negoziale tra Mosca e Kiev è sospeso, a confermarlo uno dei negoziatori ucraini, Mikhailo Podolyak, dopo che il Ministero degli Esteri russo aveva reso noto che i colloqui non si stanno svolgendo in alcuna forma. Le azioni dei paesi occidentali nei confronti della Russia sono una guerra, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. L'esistenza stessa della Russia è irritante per l'Occidente, che è pronto a fare di tutto perché la federazione non viva come vuole. Questa mattina la ministra degli esteri svedese Ann Linde ha firmato la domanda di adesione della Svezia alla NATO, mentre la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente della Finlandia Sauli Niinistö saranno ricevuti giovedì alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Oggi inoltre la Russia ha deciso di ritirarsi dal Consiglio degli Stati del Mar Baltico. Intanto sul campo almeno 8 persone sono morte e altre 11 sono rimaste ferite nella regione di Cherniv a causa dei bombardamenti russi di questa mattina a nord di Kiev. Nell'area meridionale del paese invece sono 264 militari ucraini evacuati dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, 53 dei quali trasportati in condizioni gravi in ospedali del Donetsk. L'esercito ucraino ha dichiarato di essere al lavoro per evacuare tutti i soldati rimasti all'interno dello stabilimento. Con la guerra in Ucraina e l'aumento dei prezzi delle materie prime, le prospettive di ripresa economica dell'Unione Europea hanno subito una brusca frenata. Il colpo netto alla ripresa, il rischio stagflazione non più così lontano, il dato dell'occupazione a regalare uno dei pochi sorrisi. Le stime di primavera della Commissione europea, le prime dall'inizio della guerra ucraina, disegnano un'Europa che in pochi mesi ha perso una parte consistente dello slancio post-Covid. La crescita dell'eurozona rallenterà al 2,7% nel 2022 e al 2,3% nel 2023, rispetto alle 4 e al 2,7%. Stimati il 10 febbraio scorso, mentre l'inflazione toccherà il 6,1% quest'anno, piazzandosi al livello più alto della storia dell'Unione Monetaria. Non è recessione, ma c'è motivo per essere pessimisti. E, è il monito dell'Unione Europea, ai paesi con alto debito come l'Italia servirà agire con la massima prudenza, evitando ad esempio scostamenti di bilancio. Quando a febbraio la Commissione elaborò le stime invernali, la tensione con Mosca era alle stelle, ma il conflitto non era all'orizzonte. A 2 mesi e mezzo dall'inizio della guerra, i venti contrari alla crescita sono aumentati nettamente e non si fanno sentire solo sui prezzi di energia e materie prime, ma anche sul commercio globale. Veniamo ora al fronte energetico. I prezzi del petrolio sono tornati a viaggiare ai massimi da 7 settimane, spinti dalle attese di un accordo nell'UE sull'embargo del greggio russo che restringerebbe l'offerta. I ministri degli esteri europei non sono riusciti ieri a far revocare il veto dell'Ungheria sul sesto pacchetto di sanzioni. Tuttavia, alcuni diplomatici ritengono possibile un'intesa su un divieto graduale. L'Occidente, ha affermato
18 oggi il presidente russo Vladimir Putin si sta avviando verso una sorta di suicidio energetico. Il Brent in giornata ha superato i 115 dollari al barile, mentre l'OPEC più ha fatto sapere che ad aprile la produzione russa di greggio è diminuita di quasi il 9% rispetto ai livelli di marzo. Sfortunatamente non siamo riusciti a raggiungere un accordo sull'embargo al petrolio russo e l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Borrell a suonare le campane ha morto. L'ennesima fumata nera ormai conclama l'impasse europeo su una questione che, a parole, tutti dicono vada risolta al più presto, ma che nei fatti si trascina di vertice in vertice. Anche perché, secondo le stime della Commissione Europea, la crescita economica sta rallentando sensibilmente e le sanzioni diventano un tema sempre più esplosivo, senz'altro sul gas, ma anche evidentemente sul petrolio. La questione è nota all'opposizione dell'Ungheria, perché totalmente dipendente dall'egregio di Mosca e priva di accesso al mare, circostanza che le impedisce di compensare con le navi le forniture via tubo. Ecco perché la Commissione, in una limatura delle bozze, aveva proposto un regime particolare per Budapest, concedendole un'esenzione all'embargo fino al 2024. Lo stallo però non è stato superato né a livello delle Coreper, ovvero i rappresentanti permanenti dei 27 presso l'Unione Europea, né al passaggio successivo, quello dei ministri degli esteri. Intanto, mentre oggi in Italia il governo alla Camera ha posto la fiducia sul decreto Ucraina bis, in Europa è attesa per domani la presentazione del piano Repower EU, che definisce i piani per raggiungere l'indipendenza dai combustibili fossili russi. L'idrogeno verde è essenziale, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nel nostro nuovo piano raddoppiamo l'obiettivo per il 2030 di produrre ogni anno 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell'Unione europea e ne importeremo altri 10 milioni dall'estero per sostituire fino a 50 miliardi di metri cubi all'anno di gas russo. L'Europa sfodera tutte le munizioni della sua economia per non cadere sotto i colpi della guerra del gas e si prepara ad indicare una nuova via per i piani di ripresa e resilienza nazionali, dirottando una parte delle risorse dell'energia e aprendo ad un possibile aumento dei prestiti a disposizione dei governi più esposti allo shock energetico e senza più margine di manovra in bilancio. La data da segnare in rosso sul calendario è mercoledì 18 maggio, quando la Commissione europea presenterà a tutti il suo piano energetico Repower EU. In appendice ci saranno i nuovi orientamenti per illustrare ai governi come usare i fondi del recovery per accelerare sulla strada dell'indipendenza energetica dalla Russia e fare fronte alle mutate condizioni economiche. L'emergenza spinge ad una maggiore velocità degli investimenti in energie rinnovabili e questo per garantire indipendenza energetica, economica e politica a cui tendiamo, ha sottolineato Draghi, segnalando la piena intenzione del governo di continuare a diversificare le forniture di gas e accelerare lo sviluppo delle rinnovabili. Tutte sfide ben presenti nel Repower EU in arrivo, che in attesa di vedere le prime richieste di prestiti, nell'immediato aprirà anche alla possibilità di introdurre un price cap al prezzo del gas nel caso di un'improvvisa chiusura dei rubinetti da parte di Putin. L'Istat ha rivisto al ribasso le stime sull'inflazione di aprile. In Italia l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una lieve diminuzione dello 0,1% su marzo, attestandosi al più 6% su base annua, dal 6,5% del mese precedente. Tale dinamica, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, è dovuta per lo più all'inclusione nei calcoli del bonus energia. Accelera invece il cosiddetto carrello della spesa, con i prezzi alimentari e per la cura della casa e della persona che ad aprile sono aumentati su base annua del 5,7%. Tuttavia, ad aprile i consumi hanno recuperato sui livelli prepandemici, nonostante la domanda sia complessivamente ancora inferiore del 10,4% rispetto allo stesso mese del 2019, le famiglie italiane hanno confermato segnali di ripresa, con il retail non food che ha chiuso il mese a più 4,9% e la ristorazione a più 0,9%. Cresce intanto a marzo l'export italiano. L'Istat ha stimato un incremento dell'1,7% su base mensile e del 22,9% su base annuale. Rispetto allo scorso anno sono invece dimezzate le esportazioni verso la Russia.
ad aumentare anche le importazioni dell'1,3% su base congiunturale. In particolare l'import di energia è aumentato a marzo del 4,6% rispetto a febbraio e del 157,7% rispetto a marzo 2021. Inoltre, i prezzi all'importazione sono cresciuti di 2,5 punti percentuali su base mensile. In Italia scarseggiano le figure professionali specializzate in digitalizzazione. Secondo l'indice europeo DESI, nel 2021 il nostro paese è risultato 20° in Europa per quanto riguarda il livello di competenze digitali. Sono 2 milioni i nuovi posti di lavoro creati dalla transizione che rischiano di rimanere vacanti. Per colmare questo annoso gap sarà fondamentale l'attuazione dei progetti del PNRR che per garantire la transizione digitale stanzia risorse per 48 miliardi. È tuttavia ottimista il ministro per l'innovazione tecnologica Vittorio Colao, che ai nostri microfoni si è anche soffermato sulla grande opportunità che la digitalizzazione rappresenta per il comparto della logistica. Costruire economie connesse, ma il Sud è pronto per la transizione digitale? Sì, il Sud è pronto, dobbiamo dare al Sud delle reti migliori, dobbiamo dare al Sud una pubblica amministrazione più veloce a rispondere alle esigenze di cittadini e imprese, però le prime reazioni che abbiamo avuto, devo dire, sono buone. Abbiamo pubblicato degli avvisi e cioè, sono 1.500 comuni del Sud che hanno già risposto, io spero che rispondano tutti e 3.000. Senta, ma quale può essere il valore aggiunto dello sviluppo digitale per quanto riguarda il comparto logistico? Il comparto logistico è un comparto che è afflitto da una parte costi e costi sempre più alti e dall'altra il bisogno di ottimizzare e di non sprecare, anche perché ci sono delle implicazioni ambientali molto grosse, e quindi è il comparto quasi ideale per avere piattaforme digitalizzate che facciano intermodalità, che permettano di appunto ridurre i costi e massimizzare i ritorni. Richiede molta collaborazione, questo ci vuole molta collaborazione tra pubblico e privato e soprattutto tra privati. E proprio i temi di sostenibilità, digitalizzazione e semplificazione sono stati al centro del talk di Alice Channel in rete da stasera alle 21 su tutti i nostri canali web. Il programma, condotto da Sergio Luciano, ha visto la partecipazione di Andrea Arzà, amministratore delegato di Liquigas, Matteo Ballarin, amministratore delegato di WeDo, Maurizio Delfanti, amministratore delegato di RSE, Giuseppe Giunta, responsabile dello sviluppo B2B Italia Sicily by Car, Andrea Nannicini, Relationship Manager Green New Deal SACE, Nicola Piazza, amministratore delegato di Wurt Italia, Marco Terranova, amministratore delegato di SBB Cargo Italia e di Gabriele Natoli, Octo Telematics. In particolare l'attenzione si è centrata proprio sulla stretta connessione tra transizione ecologica e digitale determinanti per il rilancio del paese e sulla necessità di soluzioni sempre più innovative nel mondo del trasporto e della logistica. Vediamone un breve estratto. La necessità di gestione dei dati che servono per la nostra produzione fa sì che la digitalizzazione spinta sia una necessità più che un vezzo o una moda. Se si devono gestire i turni di 160 locomotive per produrre 750 treni e averne sui binari 80 su 5 nazioni diverse in ogni ora del giorno e della notte, è evidente che non c'è una rappresentazione grafica che permetta a una persona di avere un occhio per dire questa la mettiamo qui, questa la mettiamo di là. Quindi per noi è una necessità. Se aggiungiamo che vogliamo controllare anche tutta la catena del valore e vogliamo offrire ai nostri clienti l'interfaccia per sapere quel pacchetto che sta nel container, che è sul terzo carro di un certo treno, quando arriverà a Rotterdam o quando arriverà a Novara, ecco, per noi digitalizzazione è questo. La spinta verso nuove soluzioni tecnologiche, una maggiore efficienza, il risparmio energetico, la differenziazione dei vettori energetici che usiamo nella nostra industria
è diventata un'esigenza veramente bruciante, spinta anche dai fatti tristi che vediamo ogni giorno. Quindi questo secondo me è uno stimolo ulteriore a superare delle barriere iniziali, a cercare di capirsi fra mondi diversi e ad applicare queste nuove soluzioni che ci permettono appunto un risparmio e anche una maggiore indipendenza, che è un problema non solo italiano ma anche continentale rispetto alle forniture di combustibili che arrivano da fuori Europa. Prosegue il lento declino dell'economia cinese, che ad aprile registra il peggior dato della produzione industriale e delle vendite al dettaglio da 2 anni a questa parte. Con megalopoli come Shanghai in lockdown, gli indicatori della spesa delle famiglie e della produzione industriale perdono colpi e, nonostante le possibili graduali riaperture annunciate per le prossime settimane, i mesi di chiusura affondano le finanze del dragone. Preoccupa la disoccupazione, aumentata drasticamente, mentre sul fronte delle valute lo yuan, ai minimi sul dollaro dall'ottobre 2020, preannuncia importanti ripercussioni sulla bilancia commerciale. Alla luce di tutti questi fattori, le autorità hanno invitato le società tecnologiche e finanziarie ad abbandonare la politica degli incentivi collegati ai risultati per evitare sperequazioni eccessive tra i dipendenti. Male anche il comparto automotive. Il blocco della capitale economica Shanghai ha avuto un grave impatto sul settore. Nel complesso le vendite di auto in Cina sono crollate ad aprile del 46%, facendo registrare il dato peggiore dell'ultimo decennio. Ma continuiamo a parlare di automotive e torniamo in Italia. È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il DPCM che ha dato il via ai nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche, ibride e a basse emissioni. A disposizione una dote di 650 milioni di euro per il 2022. La piattaforma del MISE, dove i concessionari potranno prenotare i contributi, riaprirà alle 10 del 25 maggio, un meccanismo che porterà inevitabilmente a un click day per coloro che vorranno assicurarsi con la prenotazione l'accesso alle agevolazioni fino all'esaurimento delle risorse. Soddisfatto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il quale ha confermato che al momento le imprese sono escluse da tali incentivi, ma che il ministro dell'economia Daniele Franco sta lavorando per poterle inserire. Cambiamo argomento. Si chiama Hannibal, l'anticiclone africano che dallo scorso weekend ha portato caldo estivo in tutta Italia. L'apice di questa ondata di calore africano è attesa nel prossimo fine settimana. Il nome è noto a tutti e non promette nessuna clemenza, tanto caldo come a luglio, anche se ancora maggio. Hannibal, così è stato chiamato l'anticiclone nordafricano, che proviene dall'Algeria, ha fatto già schizzare la colonnina di mercurio di diversi gradi, fino a toccare i 34 nei prossimi giorni, in tutta Italia. Intanto, complice un sole pieno, per molti quello di sabato è stato un assaggio di estate. Da Ostia a Mondello, dalla riviera romagnola alla Liguria alla Sardegna, le spiagge si sono riempite di bagnanti e i 2 anni di pandemia sembrano ormai un lontano ricordo. Nel Ravennate, a Rimini, Riccione Cattolica, sono arrivati anche i turisti, non solo italiani, e gli stabilimenti hanno già aperto lettini e ombrelloni. E dai marinai di salvataggio di Rimini arriva un allarme: un terzo dei soccorsi in mare dalle spiagge di Rimini riguarda minori lasciati soli dai genitori. Sono stati molti a concedersi le prime ore di abbronzatura e di bagni anche in Liguria. La prima giornata davvero estiva ha riempito di bagnanti la spiaggia siciliana di Mondello, presa d'assalto da migliaia di palermitani e turisti. Assaggio estivo in Sardegna, dalle lunghe spiagge di Chia a quelle dell'Ogliastra, sino ad arrivare nel nord dell'isola tra San Teodoro, la Costa Smeralda, Stintino e Alghero. Con l'arrivo delle temperature estive torna la voglia di vacanza, con la propensione al viaggio nuovamente ai livelli pre-pandemia. Sono 23 milioni gli italiani che per quest'estate si dichiarano intenzionati a partire, ma di questi solo 4 su 10 hanno già effettuato una prenotazione. A pesare i timori per le conseguenze dell'inflazione e del caro energia. Per la prossima stagione balneare in Italia sono infatti previsti aumenti su tutte le voci di spesa.
Un'estate all'insegna dei rincari e del sovraffollamento sulle spiagge, che quindi, gioco forza, saranno più sporche. Non sono confortanti le analisi sulla prossima stagione balneare. Secondo i consumatori è infatti in arrivo una stangata. Il caro bollette e l'inflazione alle stelle renderanno quest'anno il mare particolarmente salato. Si parte con le tariffe per ombrelloni, lettini e sdraio, che registrano incrementi medi del più 4%, più 5%, con punte del 10% rispetto allo scorso anno, come confermato dagli stessi gestori di diverse zone d'Italia, che hanno parlato di aumenti inevitabili. Ma costerà di più anche consumare cibi e bevande presso i Lidl, con rincari medi del 10%. Nemmeno il caffè sarà esentato dagli aumenti. A tali voci di spesa si aggiunge il caro carburanti. Per spostarsi dalla città al mare si spenderà quest'anno molto di più. Lo stop al distanziamento degli ombrelloni in spiaggia porterà a un forte incremento della produzione di rifiuti lungo le spiagge italiane nel corso dell'estate 2022, con conseguenti danni sul fronte ambientale e a un aumento dei costi di smaltimento. È l'allarme della Società di Medicina Ambientale, che diffonde le stime sull'impatto delle nuove misure disposte dal governo per la stagione estiva. Sono terminati i primi fondi stanziati per gli autotrasportatori. Le domande per i contributi all'acquisto di veicoli industriali a trazione alternativa o Euro 6 e di rimorchi o semirimorchi intermodali per il primo periodo di incentivazione hanno ampiamente superato la disponibilità dei fondi. Quanto evidenziato dalla società RAM, le imprese che non hanno ancora prenotato potranno presentare la domanda nel secondo periodo di incentivazione che inizierà il 3 ottobre. Sviluppare un sistema di trasporto merci ferroviario per implementare l'economia del nord-ovest. Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato dalle regioni Piemonte e Liguria con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Rete Ferroviaria Italiana. Verranno definiti gli scenari di sviluppo dei traffici sulla linea ferroviaria Torino-Savona e l'ipotesi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale. Inoltre, il protocollo costituisce un tassello fondamentale per gli scenari di potenziamento dei porti e delle infrastrutture. Intanto, anche a Novara il Comune e la Regione hanno trovato l'accordo per l'avvio definitivo dei lavori che interessano il nodo ferroviario merci del Comune piemontese. Il programma, dal valore di circa 110 milioni, verrà affidato a Rete Ferroviaria Italiana con l'obiettivo di realizzare una bretella a servizio dei treni merci che rivoluzionerà l'accesso allo scalo. Era questa l'ultima notizia della giornata. Grazie per l'attenzione. Appuntamento a domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News. Buon proseguimento di serata.